Un uomo ad un certo punto scappa nel deserto, percorre un giorno di cammino e sfinito si siede sotto una ginestra chiedendo a Dio di morire il prima possibile. No, non era Caino e nemmeno qualche altro personaggio cattivo della Bibbia. Sto parlando di Elia, il profeta. Un profeta di Dio che chiede a Dio di morire? Ma sicuramente era un falso profeta. I veri servi di Dio non chiederebbero mai una cosa del genere. Questo è quello che scriverebbero tanti cristiani moderni sui loro profili Facebook se questa storia fosse accaduta oggi. E invece Elia era un vero profeta di Dio. Aveva visto miracoli, potenti operazioni, e addirittura aveva umiliato ben 450 profeti di Baal e 400 profeti di Astarte. Aveva fatto scendere in loro presenza e in presenza del popolo di Israele fuoco dal cielo. E fu proprio questa storia del Monte Carmel ad essere il motivo scatenante che lo portò a fuggire nel deserto e arrivare addirittura a desiderare la morte. Infatti, questa storia dei profeti di Baal non andò giù a Jezebel, moglie di Acab, re di Israele, tanto che gli manda un messaggio intimidatorio che diceva: «Gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro». Queste parole hanno un effetto devastante su Elia, che sembra dimenticare le grandi cose che Dio ha fatto attraverso di lui. È in qualche modo la goccia che fa traboccare il vaso. Ora basta, o eterno. E questa è la sua invocazione a Dio, è la sua preghiera. Ora basta, o eterno. Ora basta, è una parola così familiare. Magari l'avrei detta poco fa, rientrando a casa, magari la mattina guardandoti allo specchio, appena alzato e pensando a tutto quello che ti attende. Ora basta, la voglio fare finita, voglio lasciare ogni cosa e lasciarmi andare. Ma quello che spesso ignoriamo è che nel momento in cui l'ultima goccia fa traboccare il vaso, Dio prepara per noi la sua consolazione. Dio infatti non ti lascia da solo nel deserto, ma ti viene a cercare per darti forza e per condurti alla piena rivelazione di quello che stai attraversando. Dio manderà apposta per te un suo angelo, per toccare la tua vita. La prima volta servirà per farti capire che Dio c'è, che non si è dimenticato di te. Io non ti lascio e non ti abbandono. La seconda volta sarà un tocco più forte che ti ristabilirà in maniera decisa. Ti darà la forza per andare avanti e quello che tu avevi scelto come luogo di sconfitta, Dio lo userà per condurti alla rivelazione della sua volontà per la tua vita. Al monte di Dio, l'Oreb, ti sarà chiara ogni cosa. E sì, Dio non ti lascia in preda alla disperazione. Dio ha già preparato per te una consolazione. Se tu stai scappando nel deserto, se hai deciso di lasciare ogni cosa, di dire basta, io non voglio più andare avanti con Dio. Troppe delusioni, troppe incomprensioni, troppe persone che guardano a me con invidia come se io stessi facendo chissà che cosa, e invece sto facendo semplicemente la volontà di Dio. Basta, non lo servirò mai più. Bene, sappi che Dio ha mandato in questo momento il suo angelo, non con le ali, non che vola, ma attraverso questo messaggio che stai ascoltando e che sta entrando nelle tue orecchie e che, ti chiedo, fai arrivare anche nel tuo cuore. Se ti trovi come Elia, ricevi queste parole e vai verso la direzione che il Signore ha stabilito per te. Vai al monte Oreb, lì Dio ti darà indicazione su quello che devi fare. Proprio come Elia. Elia arrivò al monte Oreb e Dio gli disse che non era da solo, che non era soltanto lui a servire Dio, ma che c'erano addirittura anche altri 7000 uomini che non si erano piegati a Baal. Allora questa sera, attraverso questo messaggio, che tu possa prendere forza per arrivare alla rivelazione di Dio per la tua vita. E permettimi di pregare, anche se brevemente per te, perché credo che questo messaggio, anche se più breve del solito, ha un impatto forte sulla tua vita. Forse è quello che stavi aspettando da tempo. Il Signore questa sera ti dice di rialzarti, di prendere forza e di avere pazienza, perché Lui ti mostrerà ogni cosa che devi fare. Signore, vengo a te nel nome di Gesù e in questo momento ti prego per tutti quegli Elia che si trovano sotto quella ginestra e stanno attendendo di morire. Sono stati feriti, sono stati incompresi, sono stati mal capiti e vogliono abbandonare il servizio a te, vogliono abbandonare le tue vie. Ti prego, Signore, dagli forza di andare avanti e di giungere al luogo in cui tu rivelerai ogni cosa. Proteggili tu dagli attacchi del nemico, quel nemico che li vuole scoraggiare, quel nemico che come lo spirito di Jezebel li vuole uccidere. Metti misure di protezione affinché possano comprendere
quello che tu hai preparato per loro. Ti ringrazio, Padre, per tutto questo, nel nome di Gesù tuo Figlio. Amen. Che Dio ti benedica, grazie per aver ascoltato questo breve messaggio. Se ti ha toccato e credi che possa toccare la vita anche dei tuoi amici, ti chiedo di condividerlo sui tuoi profili social, di mandarlo tramite WhatsApp, Telegram, come vuoi tu. Ma quello che più ti chiedo è di fare tue queste parole e di continuare a camminare nelle vie del Signore. Non lasciarti fermare da nessuna Jezebel, da nessuno spirito contrario a te, ma vai avanti nelle vie di Dio.